Ecco, il Gesù ci ha lasciato con l'ascensione e sappiamo però che non ci ha lasciato completamente perché è presente con il suo spirito in mezzo a noi in tante maniere, però visibilmente ci ha lasciato e noi suoi discepoli dobbiamo lavorare per questo regno, dobbiamo lavorare per l'espansione e la crescita di questo regno come se facessimo da soli. Poi il Signore ritornerà nella vita di ciascuno di noi, lo sappiamo bene, al momento della morte, della nostra morte, oppure ritornerà, come Gesù stesso ha detto, alla fine dei tempi per il giudizio universale. Ecco allora che Gesù dice: siate pronti, vigilate. Dice: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà svegli e operosi, con la lampada accesa, quindi svegli, con la fede accesa, limpida, che sa guardare il futuro, che sa sperare il futuro, il ritorno di Gesù, e poi con operosi, con la veste stretta ai fianchi, cioè colui che lavora ha la veste stretta ai fianchi per operare. Ecco, quindi ecco come ci aspetta il Signore. Svegli con la nostra fede e attivi nel regno di Dio, nella Chiesa, come cristiani, ma attivi anche, vorrei dire, nelle singole vocazioni a cui il Signore chiama ciascuno di noi. Tutti siamo chiamati a lavorare, non solo nella Chiesa, come cristiani, ad operare, a praticare la carità fraterna nelle sue varie forme, ma il Signore dà a ciascuno di noi una vocazione particolare, la famiglia, normale vocazione di tutti i cristiani, poi altre professioni, gli insegnanti, i medici, gli assistenti sociali, gli operai nelle officine, eccetera, eccetera. A tutti il Signore dà una vocazione da compiere e vuole che questa convocazione, questa attività sia svolta proprio con spirito cristiano, spirito di servizio per il bene comune. Questa attesa deve essere gioiosa. Beati coloro che il Signore troverà così, beati, cioè felici. Attesa gioiosa che Gesù esprime in un'altra espressione, quando dice: se il Signore ritorna e vi troverà così, il Signore stesso, ecco, vi servirà, vi farà mettere a tavola e vi servirà. Quindi un incontro di gioia con il Maestro che ritorna, con il Gesù che ritorna. Ecco allora la conclusione molto bella di questa riflessione sulla parola di Dio: siamo vigilanti, siamo attivi sia nel regno di Dio, cioè nella nostra vita cristiana, come in qualunque altra attività a cui il Signore ci chiama, e siamo nella gioia. Ecco, il cristiano deve vivere nella gioia se appunto vive in questa beata speranza del ritorno di nostro Signore Gesù Cristo, come noi diremo fra poco in una preghiera della Santa Messa, la beata speranza nel ritorno del nostro Signore Gesù Cristo.